Shalom a tutti! Quante volte ci capita nella nostra vita che diamo la colpa dei nostri fallimenti alle circostanze della nostra vita perché abbiamo avuto dei genitori magari poco affettivi, abbiamo avuto dei maestri troppo duri e così via, chi più ne ha più ne metta. Nella nostra parasha leggiamo di Rivka Rebecca, la nostra seconda madre di Israele. Lei era il simbolo di come si riusciva a sbocciare nonostante le avversità della vita. Sapete, lei era chiamata una rosa in mezzo alle spine. Lei era una tzidkanit, era una donna saggia, ma viveva in mezzo a una famiglia di corruzione, una famiglia di cattiveria, una famiglia che rubava e diceva bugie a tutto andare. Perciò lei era cresciuta in questa atmosfera negativa. Eppure lei, nonostante tutto ciò, era riuscita a essere sensibilizzata, a diventare una persona migliore dal brutto esempio che lei aveva trovato nella sua famiglia. Interessante notare, lei non soltanto era riuscita a superare i traumi della sua infanzia, ma lei era riuscita a sfruttare la sua infanzia per diventare la grande donna che lei era. Noi abbiamo due opzioni, molto semplici. Una è quella di piangerci addosso, trovare mille scuse del fatto che non siamo riusciti in passato, del fatto che oggi non riusciamo e che forse anche in futuro non riusciremo, ma questa è un'opzione molto facile. Oppure dobbiamo prendere la nostra vita in mano e fare delle nostre debolezze la nostra forza. Shabbat shalom a tutti.